Vediamo su un attimo. Facciamo una reaction del mio primo Death Note che ormai è 2 anni fa. Oh. 2 anni fa, io me lo ricordo come se. Io stavo esattamente in questa posizione, stavo qua dentro. Dentro su questa. Non su questa sedia. Sulla sedia che mi ha reso famoso! Che ora è di là! Che costa 30 euro dell'IKEA! Che è la mia nuova casa! Chi la vuole? Che cazzo? Dai, andiamo un po' avanti, che sono il 48. 40 ore, la settimana. Ma io giusto perché voglio di dietro le quinte, no per rompere per cazzo, per Urbale, farvi centro vedere. urbale. Guarda le pubblicità! Quindi che si saranno più corti, più bellini, e Più lo corti un volevo fare. cazzo. Scrivendo questo riassunto il 25 dicembre, mi Infatti, sto rendendo. questo video io l'ho scritto alle 6 di mattina a Natale, o alla vigilia, aspetta. Conto alle 6 di mattina, Ah, ma già io mi lo ricordo, no, a faccio. Natale, alle 6 di mattina appena sveglio, che ho appena finito di dire un'altra cosa, sono andato a dormire. E mi sono svegliato. Sì, voglio far Death Note, che bello! E subito, e poi sono andato a mangiare. Per Quei le parenti. pubblicità, guardale! E quindi dai, E prima. poi mi piace il fatto che qua spammo la cosa che lo faccio sia perché mi diverto, ma anche per le pubblicità col cuore che si spezza e rivela i soldi. Perché ero molto più terra terra anche e dicevo le cose come stavano. Io lo faccio pure perché voglio campare con sto lavoro, cazzo. E devo essere fiero, hai capito? Perché io faccio le nottate. Io non ho mai lavorato così tanto in vita mia. Facevo le nottate pure quando lavoravo per le pagine, aziende che lavoravano per le pagine gialle. Quindi, cazzo, lo YouTube è un lavoro. Dipende come lo fai, dipende tutto quello che ti pare. Però, hai capito? Io quando vado in giro faccio YouTube e la gente magari mi fa, ma è cosa, stronzo? Sa quanto lavoro io? Ah, ma ho lavorato 35 ore di seguito. Non penso proprio, merda. Detto questo, mi dissocio dalle feci. Puntata Soprattutto dell'IP. ai vecchi, i vecchi, cazzo. Io sono nato per devastare i vecchi. Comunque, mi dissocio dall'Inps. Apricino del Muori. Zan! Ho La prima esagerato, mi sono puntata arrabbiato, dell'Apricino scusate del per il cazzo, Muori scusate. inizia. Ma sono troppo contento, volevo fare tanto troppo. Con tutta roba che trema, dove cazzo siamo? Vediamo un mondo tutto distrutto. Anche qui è arrivata la Raggi. Mondo degli Shiny Martin. Shinigami! Che poi sta cosa non l'ho più fatta. A me, a parte la battuta sulla Raggi, a me de sta scena fa ride questo. Anche qui è arrivata la Raggi. Mondo dei. Che ho messo il tadanch col pezzo de Death Note. Mi fa ride, non lo so perché. Mi piace sempre. Gli Shiny Martin. Gli Shinigami! Shiny Gli dei della Martin. morte. Bella gente. Ho visto gente più strana e fiere. Gli dei della morte giocano a dadi. Senti però quanto ci stanno pochi effetti sonori soprattutto. Lo vedi quanto cazzo ero più terra terra perché mi interessava più montarlo. Pure degli effetti sonori per carità. Mi chiudevo più a farne uno tipo quello di prima che ho fatto tu. Però qua un zan ci avrei messo sicuro. Teschi, eh? Il teschi è uscito per così, ho vinto io. Ma no, cazzo! Dammi 10 anni. Ryuk, via Paga. giocà! Meh, che palle. Non fa... Ma che meme è uscito? Sto meme ha fatto ridere da solo. Via giocà! Cosa? Meh, che Meh. Ma che è una rana? Meh. Mannaggia. Se vediamo palle. solo Ma dai, l'inizio, sta eh. con Perché già l'avia, sto come se ne cringia chiati. un po'. Un po' mi cringe a vederlo insieme a voi. Già sto cringia. Mi diverto a rivedere. Guarda, io sono di quelli che gli fa piacere rivedesse i video sua. Sono intrattenenti pure per me. Però. Tra l'intrattenente e il cringe, capito? Ma che te sei Ma innamorato? Ah! che te sei innamorato, coccoso? Ah, fa male alla salute! Ma che ne sai? E chi è questo Shinigami che si chiama Ryuk? Ci spostiamo in un liceo giapponese dove inquadrano un ragazzo che se sta a fa due palle così e tu empatizzi subito. Il professore sta parlando tutte cose, tutte cose, Ah, tutte cose. sì. Yagami-kun! Questo era un meme che non ho sfruttato per dirti. Il meme del professore tutte cose fratto matematiche, che vi piace una cifra a quanto pare. Per esempio, perché è nato la cosa degli aggettivi? Nasce qua perché tutta la gente cominciava a dire aggettivi. E ho fatto, ammazza, vedi, questo è un meme che nasce da solo. E allora ho voluto cosa? Invece questo qua del tutte cose del professore fratto l'ho usato poco. Anche se vi piaceva da quello che ho visto, da quello che ho visto. Da quello che mi dite, non so un cazzo io. Sei attento? Continua tu o ti metto due! Che
Il primo nemico, ancora me lo ricordo bene. Tutte cose. Bravo. 10. 11. Sì, vabbè. Ma stavi a guardare il nulla cosmico. Come facevi a sapere a che punto stava? Sì, dai. Light Yagami, così si chiama il personaggio, torna a casa e non si sa. Lo vedi? Come facevi a sapere? Non vedo il riflesso del libro qua dentro. Perché tu dici, almeno stava a guardare il libro. Invece stava a guardare i cazzi sua. Capito? Ma porco giù. Quale sarà il prossimo aggettivo? Lo saprò fra un'ora, perché devo vedere. Guarda, siete proprio nel pre Death Note. Infatti fa bene pure a me rivederlo, perché rivedo un po' l'inizio del. Mo lo vado a scrivere, capito? Mo lo vado a scrivere, piccoli angeli. De venerdì sera, eh? Da dove? Vabbè, da strada. Ieri, ma che in Giappone c'hanno l'altoparlanti per strada che dicono è stato rapito questo, è stato ammazzato quello, questa, il mondo fa cagare. Ma porca puttana, i giapponesi c'hanno gli altoparlanti in giro, che è tipo Las Vegas, va bene, ma io l'ho scoperto qua andando a cercare, ma che dicono pure le notizie de merda. Ma perché? Ma metti la musica! Ma non che metti, hanno ammazzato uno a Piccadilly qua e tu stai a Piccadilly là e ti guardi intorno, scappi, crei il panico. Ma porca puttana! Ma come state? Gare, ammazza che allegria! E infatti a Light gli va male, perché lui ci tiene ai problemi del mondo, che caro. Questo mondo fa schifo. Ti è triplice. Altro giorno, altra rottura. No, per farti capire quanto sto male di cervello. Mezzo frame, no? Per farti capire perché ci metto tanto a fare video. La rottura dei coglioni, però... Altro giorno, altra rottura dei coglioni. C'hanno l'altoparlanti per strada che dicono è stato rapito questo, è stato ammazzato quello, il mondo fa cagare. Ammazza che allegria. E passo. Infatti a Light gli va male, perché lui ci tiene i problemi del mondo, che caro. Il prossimo aggettivo risolutivo, molto lo dico. Fa schifo. WoW, scena epica 111, che è mezzo frame, però io ho fatto la scritta, sono andato a cerca 11, sono andato a scontornarmi 11 per fare 111, anziché 111 ho messo 11, per mettela, che ci metti, ma ci metterai 5, 6, 7 minuti a fare tutto trascritta e mettela, per fare quanto dei video? Quanto? Fa schifo. Conta! Altro Fine. Giorno, altra rottura dei coglioni. Capito perché ci metto un delirio? Ma lo sai perché Torino? No, per piagne, perché io mi diverto, ma che la gente si rende conto e mi scrive: ma ancora non è uscito il video, ma ancora non... Ah sì, ma te vuoi rende conto che io ci faccio le nottate sul serio? Scusate un attimo della... Riflettete su sta cosa. Mannaggia. Riecchilo, piccoli angeli. No, no, non andatevene! Devo diventare affiliato! Dicevo. Allora. Lo sai perché te lo sto dicendo? Perché una volta una cosa epica è stata palese proprio che mi ha fatto quasi incazzare. Però io lo capisco. Cioè, queste cose mi fanno incazzare barra. Ah, che bello, sono fan miei e ci tengono, vogliono vedere i video. Perché un tizio ci ha messo 20 giorni a fare, mi pare, del Berserk, la parte 1 del Berserk. Uno mi scrive proprio in privato, ma domani esce la parte 2, vero? Mannaggia la troia, frate. Ma come? Ma non te rendi conto? Capito perché? Va bene. Non sono affiliato per il semplice fatto che devo fare più di una live a settimana. Io ne faccio una a settimana. So 4 al mese, ne devo fare 7 al mese. Però sto mese diventa affiliato perché ne sto a fare 2 a settimana. Vieni pure il martedì che giochiamo a The Twitcher. Yeah! Va bene. Comunque. Però. Casca un quadro. Mi piace troppo. Light ceri. A me la citazione Vrim mi piace troppo, è quella che metterò sempre dappertutto. Quando uno scivola, quando uno fa cose, quando uno va veloce. Vrim! Per forza, è la mia best JoJo citazione, meglio di Yare Dazze, meglio di tutto, de tutto. Ma... Meglio della canzone del de giorno Giovanna, mi dispiace. Male. Oh, ma è un quaderno, Vrim! Ma che è qua la fascia? Sarà cascato dalla finestra, ma che cazzo? Finisce la scuola, quindi ore dopo lui va a raccogliere il quaderno. Vedi qua? Lo vedi? Mi piace fare sta cosa perché vi spiego pure quello che pensavo io mentre mettevo le scritte. Perché in tanti mi dite non ho capito sta battuta, non ho capito. Qua no. Che cosa? Finisce la scuola, quindi ore dopo. Ma forse era l'ultima ora quella, quindi ha senso. Ci ho ripensato mentre editavo. Forse sta parte la dovrei tagliare. Perché magari è una stronzata sto di. Però ho pure fatto no, l'ho detta, vaffanculo. E se la gente mi dirà una stronzata, pace. Però se è passato poco tempo... C'è sta che nessuno l'ha preso, per carità, eh. E poi mi hanno anche detto recentemente che nelle scuole giapponesi non c'hanno... Casca un quaderno, sì, Justin. Nelle scuole giapponesi non c'hanno i bidelli.
Lo sai? Cioè, io l'ho sempre visto anche negli anime, perché sono gli studenti che puliscono le classi. Quindi il bidello non esiste là. Che spettacolo. Cioè, schiavizzano io porco Giuda, gli ha dato un fascia. Ma vanno a casa, li mortasci tu. Ma già sto qua, che se era per me andavo a rapinare. No, si scherzo, scherzo, scherzo. Dopo, lui va a raccogliere il quaderno. Ecco, adesso lo sta per toccare. Suo! Il quaderno è suo! Ha Che toccato lui! culo! Che Ah, culo! non è passato nessuno, è scemi! Ma infatti, Scemi! non è passato nessuno. Un bidello, qualcuno, debolezza. A noi ci frega del quaderno, proprio un cazzo! Sì e no, come si chiama questo quaderno? Il libricino del Guarda muori. come poppano! I nomi LOL, quelli e fin qui rassicuranti! reazione normale. Pure io mi sarei messa a ridere. Ci sono le Il quaderno degli appunti di Marti! regole, ma stavo pure scritte in inglese. Ci sono impegnati. La persona il cui nome sarà Sarà scritto scritto su su questo questo quaderno quaderno? schioppera. Schiopera! Ok, grazie, arrivederci. Sciocchezze. Tipo Guarda, lo vedi il le pfu che non fa? Oddio, cos'è sbucato? Non me lo ricordavo questo, che cazzo è? Però capito, non me... ecco, porco, Ned Stark mi ha fatto scordare che volevo dire. Andiamo avanti. Stark Antonio, Ah, o quelle Stark robe, ha vinto gli occhi Antonio! dello Shinigami, clicca qui. Io sono troppo bello, Cioè, intelligente, capito? simpatico, ma Guarda! soprattutto quelle Sono robe, ha proprio vinto psico... gli occhi dello Shinigami. Per fare st'immagine, ma quanto ci metti? Questo è un meme che potevo mettere a caso. Melariuk, scotturna, scotturna gli occhi, un grosso clicca qui scritto de merda. Conta quanto è Io sono troppo bello, a schermo. intelligente, simpatico, ma soprattutto modesto per ste cazzate. No, ho sbagliato. Questa è la nascita degli Stark aggettivi. Antonio, o quei robe, hai vinto gli occhi dello Uno, Shinigami, clicca due, qui. tre, Io sono troppo bello, quattro, intelligente, simpatico, ma soprattutto fine. modesto Modesto. per ste cazzate. Dove nascono gli aggettivi? Live storia! Allora, leggiamo come funziona. Seconda regola, le mele sono rosse. Non è vero che so pazzo, devi sapere la faccia di quello o t'attacchi Ottattacchi, boh! paparca. Ah, quindi devo pensare alla faccia del tizio. Se no, Quanto si si scrive vede che Mario Rossi, editavo un de meno? bordello, te puoi immaginare. Se Lo entro vedi 40 qua? secondi. Questa mappa, l'avete capita questa mappa, per dite? Ah, quindi devo Guarda. pensare alla faccia del tizio. Se no, se scrivo Mario Rossi, un bordello. Questo io ho cercato, sono andato sul sito dei i cognomi e ho messo Rossi. E guarda quanti so. Poi ho screennato, ho tagliato. Ma te rendi conto? Questi sono i rossi che ci sono in Italia. Tutto il centro-nord. Sardegna sono pochi rossi, eh? Penso sia Cognomics, può essere, sì, è il primo che è uscito. Bordello, te lo immaginare. Se entro 40 La secondi, e strage! quanta precisione, 40, vengono specificate le cause del decesso, quello fa come Oh, madò, mi Paratè sta e piena poi nostalgia muore. qua. Se no, gli schioppa il cuore. Ok, allora lo provo. Oh, guarda, sembro un hipster di merda, eh. Ma io veramente stavo esattamente così 2 anni fa. Chiuso sulla scrivania. Lui c'ha il libricino di merda, io c'avevo il computer di merda, nemmeno questo. Proprio avvelenato. Ripensarci, mi sembra di ripensare alla vita di un altro. Non lo so, quando stavo all'inizio, è strano proprio. Non so che. Se non sembro io. La cosa bella dei video miei è che quando mi riguardo, non sembro io. Per questo riesco a riguardarmeli. Sembra un'altra persona, non lo so, non so che dite. Io se. E adesso sono più vicino a voi che a me. Non so come spiegarmi, cazzo. No. Poi, se scrivi C'ho delle qualcosa emozioni entro 40 incredibili. secondi, poi scrive qualcos'altro, tipo i dettagliini, i fegatelli, Ma lo vedi le capito messo proprio al centro senza manco muoverli? Adesso gli avrei messo tipo vicino alla bocca un l'occhietto che si muove un po', capito? altri. La 6 minuti e pubblicità! 40 secondi. De che? The Magic! Yeah! Guarda come vi do un buon esempio! La skippo! Vabbè, La proprio numeri potete a skippare cazzo. Come... la pubblicità, eh! Tanta gente mi scrive, ho guardato 3 minuti, io voglio bene, guadagno di più per carità. Ma già che ve parte la skippate, io qualcosa più e mi sta bene così, regà. No, a me mi cringio quando la gente ho guardato 7 minuti, ma sì, ma non puoi perdere 7 minuti per far guadagnare. Ma skippa, skippa. Se c'è adblock, va fa culo. Però se te parte skippi, vai, skippa, cazzo. Va bene? Oh. Siete tanto carini, regà, però veramente io mi metto come se fossi... Sono le 8, ma non me ne frega niente, voglio vedere un altro po'. Mi stappia benissimo. E dai, su. Fa un tempo a morire Continuiamo un vecchiaia. altro Quanto po', me eh. dai, oh? 7 minuti. Ma quanto tempo ci hanno messo a scrivere sta cazzata? È tutto falso, persone Qua è false. inaccettabile che la scritta è stato divertente e non si muova come una psichedelica. È inaccettabile. È inaccettabile. Allora, proviamo sto quaderno. Sian Ben. Sian Ben! Ma lo
Na Sean Bean, che poi l'ho scoperto subito dopo e si chiama Sean Bean, però ho voluto lasciare Sean Ben, perché all'inizio pensavo che era tipo Sean, no, che poi è Sean Connery, son coglione, Sean, no, mi sembrava tipo Sean qualcuno, e pensavo che se pronunciasse Sean, tipo qualcuno si chiama Sean, un attore famoso, non mi ricordo chi, però vabbè, Sean Ben, no Sean Bean, Sean Ben. Pure per fare sto montaggio sono alla cerca di tutte funziona. Le... No. Accendiamo la TV. Oh, guarda, le tragedie. Solo tragedie trasmettono. Un tale Gino Pippo. Il sogno proibito di Barbara D'Urso. Ma come stavo? Gino Pippo Freebooter! Un freebooter? Con annessa convenientissima, eccolo, foto per fatto vedere in faccia. Noi siamo lui! Ha rubato dei ragazzini, cattivo! No. E si è chiuso dentro la scuola. Ammazza la foto per fatto. Trasmettono. Un tale Gino... Ma di che stavo a parlare? Gino Pippo Freebooter. Screen. No. Screen. Ma intanto ho screenato, adesso questa faccia la metterò qui, ragazzi. Per forza. Se dobbiamo farlo, vamo bene. Che cazzo. Booter, con annessa convenientissima. Non ci sono io comunque. Faccia, si è rubato dei ragazzini. Cattivo. E si è chiuso dentro una scuola. Ammazziamo questo, dai. E quindi sto per diventare un assassino. Certo che è così facile, eh. Ma forse non è come hanno detto. Questa cosa. Forse la storia è diversa. Forse sto Gino Pippo non è un rapitore, che ne so. L'ho ucciso senza sapere la verità. In modo superficiale. Gino Pippo il martire. Alla regia mi dicono. No, è un pazzo. Vedi, proprio un secondo, no? Un pazzo assassino. Allora. Ma scusa, ma Light, ma se questo veramente era, che ne so, uno che ha rapito dei ragazzini non si fa. Ma magari era uno che dopo anni non gli facevano vedere figo e ha sbroccato. Cioè qualcuno con delle attuenate che non voleva far del male a nessuno. Capito che voglio dire? Sembra una cosa, non mi fate i Salvini, ma è sempre sbagliato. Sì, è sbagliato, però magari è qualcuno che... Che ne sai com'è andata veramente? Che ne sai? Tanto capirai, i giornalisti in vedono l'ora. Magari ha ammazzato uno che non c'entrava un cazzo. Magari questo non era il rapitore, se sono sbagliati, ha ucciso il rapitore e li stava salvando. Cioè, capito? Toglio di. Ma che cazzo ne sai? Pensaci un attimo. Mannaggia. Il trono loro non è meglio metterlo come un bel bordo nero spesso e largo, ma senza il triangolo. Il triangolo, no! Però non ho capito che triangolo. Con sta faccia, Franci, che vuol dire, Franci? Magari è un santo, ma l'abito non fa il monco. Guarda un pezzo di Grand Blue. Che cazzo è Grand Blue? Sì, io lo voglio bene, ma Jeff, come fratello. Però non so che cos'è. Forse è solo la mia immaginazione, Kohei, ma... Che cosa c'è, Kitara? A me sembra che ci stiano guardando male. Ho avuto la stessa impressione. E per quale motivo? Chi lo sa? Eppure siamo gli stessi di sempre noi. Esatto! Siamo gli stessi di sempre! Va a sentire cosa c'è che non va. Io? E perché non lo chiedi tu invece? Manco morto! Mi vergognerei una cifra a essere ignorato da persone che conosco appena! Che superficiale. Ehi raga, avete un momento? Chiudi quella cazzo di fogna! Ti mando al macello, stronzo! Comunque adesso... Stacco, fra un pochino, perché sono già le 8:05, però vedete un altro po' di questo video. Ah, rettangolo. Cioè, guarda, ma lo voglio... Guarda, ma adesso i primi tempi, guarda che patacca mettevo, perché appunto erano i tempi in cui veramente, non è cattiveria, ma facevo un meme, ma lo frebutavano e sbroccavo. Ma non solo quelli storici, un sacco di gente, ma anche adesso ogni tanto mi mandano gli screen. Ah sì, uno mi ha detto che ha fatto le magliette mie. L'ha trovato in un paesello con un camper pieno di magliette mie a vendere a 10 euro. Ha detto che ha svuotato il camioncino e se n'è nato con le magliette al trono del Muori. Uno, io mi sono stupito, ma che nei paesini si comprano le magliette mie? Due, ma guarda come stavo messi. Pensa come stavo all'epoca. Però per dite che qua è una patacca. Adesso lo metto più piccolo il logo. Però ce lo metto. Così poi è nato così, che ne so. Ma che ne so. Andiamo avanti. Dalla regia mi dicono che non sta succedendo niente. Oh, vedi, sono tutte cazzo. I bambini fanno una finaccia. Sade. Aspetta. Light non spegne. Dalla regia mi dicono qua, però che... Però lo vedi, già stavo... Tacci tua, ragazzino. Denuncio tutti a ragazzina. Qua già mi stavo anche attivi con l'editing, però, eh. I bambini stanno uscendo. Il freebooter è morto. Morto, muerto, caput.
Sì, sì, è morto. Ma come è morto? Gli è preso un colpo. Sei stato tu, Stash. Vabbè, è un caso. Fatalità quando io ho provato sto quaderno, accendendo la TV a caso, si vedendo fa... uno a caso. Che questa comunque è una cosa che penserei pure io, nel senso... Tutto a, cioè, io scrivo il nome di questo e poi questo muore di infarto. A me non mi verrebbe, cioè, io non ci crederei mai che sono stato io, anche se va tutto col quaderno di merda. Quindi qua succede a caso, però ci avrei dubbi. Sta serie è bella perché poi lui lo riprova col motociclista dopo. E a me sta serie poi mi prese perché veramente fa tutto quello che farei, che avrei fatto io. Tranne quella cosa da ammazzare cioccolatini cioccolatini Taylor. Capito? Cioè, ma come fa uno? E infatti, bravo Ryugan, perché anche se, cazzo, io scrivo, muore d'infarto, quello muore d'infarto, io non ci credo uguale, non me ne fotte proprio, perché dai, dai, Lind, che Dio l'abbia in gloria. Capito? Grande blu, me lo spizzerò, Majev, sto grande blu, dai. O sai che sei il primo che me lo dice? Il primo o il secondo? Che cazzo è sto grande blu? Capito? Quindi è bella sta serie perché è intelligente. E questa è una delle poche cose, anche se hanno tolto qualcosa dal fumetto, ma pochissimo, che è meglio l'anime del fumetto. È meglio l'anime. I primi piani, un complimento alla regia, alle musiche. È meglio l'anime. Io se leggevo... Io poi ho visto prima l'anime, una delle poche cose. Ma se leggevo prima il fumetto, che è bello uguale, non so se mi appassionavo così. Perché l'anime, i primi piani, il rosso, lui che quando pensa tutte cose, le musiche, che una è meglio dell'altra. L'anime, una delle poche cose che è meglio del fumetto, cazzo. E fine. Il resto no. Quasi tutto fa cagare, ma qui hanno tagliato poco. Rende anche di più come Light, rende molto di più. No, molto di più no, ma rende bene, bene. Oh, mannaggia. Ecco, no, è morto a caso. Di quello che avevo scritto a caso. Questo mi ricordo, questa me la chiedete in tanti. È la canzone di Misa. Poi io mi ero flashato, non so se avete capito, un balletto di Ryuk con la mela. Capito? Io volevo che ballassero. Pensa a te, l'arte. Se l'avete capito bene, sono sti cazzi. Ovviamente nel suo cervello, nella sua testa mentre pensa, capito? Anziché, che ne so, le rutelle o cose del genere. Vabbè, no. Sì, mamma. Sì, certo, perché mo sto a pensare alla lezione. Inizia una delle cose più belle di sta serie. Le paranoie. Esatto. Non è che ammazza uno a caso come farebbe un poraccio qualsiasi. Ci pensa. Perché lui è intelligente. Questa è la cosa fondamentale del film, che fa schifo ai cani, il film. Fa schifo ai cani. E chi... se ti è piaciuto, legittimo, ma... Non voglio... Sì, obiettivamente fa schifo ai cani. Perché qua te fanno vedere che lui non è così deficiente. No, perché quella non hanno colpe. Deficiente magari sì. Che ammazza uno vicino a lui. E il bullettino. Te fanno proprio vedere che non si deve far così. Il film che fa, fa così. E allora vaffanculo. E allora vaffanculo. E allora devo dire che è un bel film. No, perché la gente ci si è messa a farlo. È un lavoro. Un lavoro di merda. Poteva mettere a salvare il pianeta con quei sordi, anziché fa un film del cazzo col tizio che c'ha la tinta, c'ha il ciuffo biondo. Andiamo avanti, dai, basta. Mi altero. Gente. Netflix si gira e sbaglia i bullettini. La seconda puntata la prossima volta, quello, dai. O quell'altro. Che magno stasera a cena? Per lui sono decisioni uguali. Pare che sta a scegliere i garzini. Adesso questa è una cosa bella, poi. Il fatto che lui veramente pensa... non è che lo pensa con le crisi. Pensa, lo ammazzo? No, chi se ne frega. Ammazzo un altro. Proprio tranquillo. Tranquillo proprio. Già capisci che non sta tanto bene come personcera. Mazza, come succede nel film di Netflix. Eccolo. Bravi che avete rimesso Death Note, vero? Infatti. Levar tuo, fidate. Quindi, o sai perché è bianco e nero? Perché questa è l'unica cosa che ho messo il nome piace su Netflix. E non te lo fa più spawnà. È l'unica cosa. Pensa quanto cazzo ho rosicato per quel film. Pensa. L'unica cosa in cui, non so se si può ancora mettere mi piace o non mi piace, ma quando si poteva mettere io gliel'ho messo. Vaffanculo. Pubblicità negativa Netflix. Ti voglio bene Netflix, sì, leva. Tante cose belle, io sono abbonato da una cifra. Infatti. Ma qua hai toppato. Levalo. Lo ammazza? No. Primo perché è uno stronzo, ok? Ma non è che merita di morire, non è che ha ammazzato nessuno. È bulletto. E poi vedi, qua l'ho detto, mi permetto di dissentire al bullo, perché per i bulli magari chi t'ha bullizzato merita di morire.
Però non è, allora, io, per chi è stato bullizzato, io, allora, brutto, e tu fai bene a odiarlo, però, da ragazzino te sto a dire, so ragazzini nel senso, no che so ragazzi, è una cosa sbagliata, ma magari uno da grande si rende pure conto che è uno stronzo, no perché io sono stato bullo, no perché, ma perché, anzi, io diciamo che sono stato sia uno che piava per culo che è stato preso per culo, però a me non me ne fregava un cazzo, non sono stato mai bullizzato a livelli brutti. Però te sto a dire, io mi sa che già vi ho raccontato aneddoto del Muori. Quando ero piccolo, ma proprio piccolo, stavo in seconda elementare, forse già l'avevo raccontato, ma proprio vi racconto. Uno dei quinta elementare, che era proprio il bullo del quartiere, ma non voglio dire no, vabbè. E mo sta Argabbio però, mo sta Argabbio quel tizio dei quinta elementare, va bene. Ma ha fregato il sopra del tipo che, l'orologio delle giovani marmotte. Questa è l'unica cosa che mi hanno fregato. Io capisco che c'è il bullismo molto più serio, magari ai medie superiori che te fregano la roba. Quello io no, mai. Però, quella è l'unica cosa che però l'avevo sentita come bullismo in seconda elementare. Io stavo a piagne, sono andato da mia madre, mamma, mi hanno fregato. E mia madre, capirai, è più furastica di me, siamo andati a casa di questo. Che poi però, io non ci sono entrato perché c'avevo paura, questo mi mena pure magari, stavo in seconda elementare, capirai. Ma io poi dico, no, perché guarda, la cosa fondamentale voglio dire, io ne parlo proprio tranquillamente perché il bullismo non è colpa vostra, regà. Cioè, non è che vedete vergogna. Cioè, perché la gente è infame e quindi il mondo è infame. Quindi io te lo dico perché guarda che a me è successo sti pezzi di merda e così dovreste fare voi. Perché è ovvio, magari uno più grosso di te, grazie al cazzo che è bullo, è facile così, capito? Morena della favola però, io non ci ho mai avuta così tanto quei bulli, te la voglio mettere così. Perché poi mia madre è tornata col pezzo dei giorni marmotte, io ho ripreso, e mi ha detto, questo vive con la nonna, i genitori sono scappati, capirai, gli menavano, tutti in picci in famiglia. Mi sa che già ho raccontato sta cosa, ora ci penso. E io quasi gli volevo lasciare, a saperlo, a sito da tutto l'orologio, a 7-8 anni, pensa che piccolo angelo davvero che ero. Capito, capito. Quindi, prima di tutto, vedi il tizio che è, e c'è solo da compati, e 9 volte su 10 lo fanno appunto perché dentro casa stanno a pezzi. Se è proprio il viziato de merda grosso che vuole fare o stronzo, 9 volte su 10 pure lui c'ha il padre che sarà tipo che la fabbrichetta che gli dice sei fallito, sei una merda. E che fa uno? Questa è proprio psicologia. A quell'intorno sei fallito, sei una merda. Chi bullizza 10 su 10 c'ha dei problemi. Perché se no non lo farebbe, capito? È diverso il bullismo dal prende per culo, fai battute, come fa a Roma magari, no? Perché a Roma poi il bullismo è ovunque. Cioè, ma se piamo per culo, noi poi salutati, mo mortacci tua, e de chinto lo dici, ah bello, via qua, fate da un bacetto, capito? Infatti questo me ne sono accorto quando sono con il nord. A stronzo! A gente ne guarda, no, a stronzo nel senso te voglio bene, capito? Insomma. Detto questo... Perché sto bullo, no? Light non lo ammazza. Ma te pare che ammazza il bullettino? Gli ha fregati i soldi, questo è un pezzo di merda. Ma se freghi i soldi a uno, è un pezzo di merda, ma criminaletto. Se magari, tipo quello da moto, che è in mezzo alla strada, pia una e vuole fare cose, ammazzalo 10.000 volte. Quello è uno da ammazzare. Non il bullettino, capito? Il bullettino è stronzo, però che cazzo, è stronzo. Ammazzarlo mi pare troppo. Merita una lezione, ma non morì. Secondo, perché è troppo vicino a lui. Lezione, meglio di no. Light merita che tu, allora, se tu sei bullizzato da uno, becchi tutti gli altri bullizzati, gli dici: volevamo fare una cosa seria in vita nostra, da vita mia. Famo l'infamità. Siamo in 10. Quando esce, tutti mascherati, lo ammazziamo con le spranghe di legno. Ma mi dissocio. Perché se hai paura, l'unione fa la forza. Quello so, merita. Fagli male di no. Mi dissocio dal dolore. Hai capito? Ti sto dicendo, deve tanti. Pure se due, tre, poi uniti vi fate coraggio. Se quello se lo merita, dagli le secche. Poi vai da lui, però. Mi dispiace che... ambulanza, ecco! Gli fai? Sono stati i rumeni. Sono stati i rumeni. Boris. No, pure i rumeni, poi. Mi dispiace che t'hanno corcato, gli fai, capito, cazzo? Detto questo, andiamo avanti. Mina e sente solo gente che si lamenta. Che palle... Ecco, ho cliccato cose a caso nel dubbio. Mi dissocio, io l'ho visto in un film quello che ho detto. Era un film dove a questo bullo gli facevano le cose brutte. Palle il mondo. Potrebbe essere una sceneggiatura di un film. Mazzo tutti. E fatalità? Una banda Cioè, hai visto questi, no? Cioè, questi poi.
Oh, e basta? Quanta pubblicità? Ma stanno a Frebutatano? Circonda una, così in mezzo alla strada. Sì, ma Giappone. Tipo alle 9 di sera, no? Questo sta... Peggio di Scampia, un saluto a Scampia. Uscire cioè, da lezione, che ora sarà mezzanotte, no? Tra le 9. Ma come stai Ciao. Messo? Mi chiamo Antoncesco Sghirobolli. Sghiri per gli amici. Sì, e poi il fatto... Ti devo confessare, e poi il fatto che si presenti proprio fa troppo ridere, perché è un po' forzatino, secondo me. A meno che non lo facciano proprio in Giappone, però è un po' forzatino a bestia, cioè... Ah, sì, c'ha ragione, lo so, mi sta più bene, io torno a mangiare, c'ho una fame, lascio perdere. Si leva anche gli occhiali per farsi vedere bene in faccia. E non lo so, digli pure il codice fiscale. E Light, che caso, ci salutiamo così, ragazzi, dicendovi questo, che non si vede per niente. Non lo so, digli pure il codice fiscale. Per farsi vedere bene in faccia. E non lo so, digli pure il codice fiscale. Io sono andato, ci stanno dei siti dove puoi calcolare il codice fiscale e sono andato a calcolarlo. Questo è vero, l'ho fatto che è nato nell'80 e quindi Sghirobolli, SGH, com'era il nome, non mi ricordo, Antonpino, quindi doppia N, C80A, cioè capito? Per mezzo frame! Alcuni l'hanno notato, e sono stato tanto contento quando la gente ha scritto sta cosa, sono andato a vedere veramente il codice fiscale, sei un matto, mi sono tagliato, cazzo, va bene? Comunque, questi sono meritano di morire, cazzo, che doveva fare poi Light? 4 contro una tizia, ma sbragali tutti e 4, mi dissocio, però fino a certo punto, cazzo, perché se ci andava lui, 1 contro 4, corcavano. Che doveva fare? Vaffanculo. Ah, vedi, tu non l'avevi notato, Feudo? Perché guarda quanto sta, guarda quanto sta. E pensa che c'è stato un video di un'ora e 20 così. Guarda, Per farsi vedere bene in faccia. E non lo so, digli pure il codice fiscale. E là. Fine. Che è pure tanto per me standard, Ecco, col primo piano di Light che te guarda male. Guarda così. Anzi, no, non posso così. Io torno nella... Starting soon, anzi nel landing. Vi leggo un secondino proprio e ci salutiamo, signori. Dai, abbiamo fatto un bel po' di live.